Amici della pagina Facebook dell'Eurosporting di Cordenons, abbiamo il piacere di avere qui con noi Tatiana Garbin, capitana di Fed Cup della nazionale italiana femminile. Allora, Tatiana, spiegaci un po' il motivo della tua presenza e insomma, come ti sembra questo avvio di torneo? Intanto si parla di ripartenza, questo è uno dei primi tornei ITF che si disputano finalmente al mondo, quindi c'è voglia di tennis e soprattutto voglia di riniziare. Per quanto mi riguarda, io sono qui con le giovani promesse italiane e le ragazze che si allenano a Formia con me e sono qui anche per supervisionare un po' il tennis femminile in generale. Allora, chiaramente non possiamo fare a meno di chiederti, ecco, come vedi il tennis italiano, diciamo, in rosa in questo momento e quali sono, ecco, le prospettive dell'immediato futuro? Beh, guarda, noi come dico sempre abbiamo attraversato un periodo super roseo con grandissime campionesse, adesso è un momento di rinascita e di crescita. Diciamo che in Fed Cup quest'anno abbiamo fatto molto bene perché ci siamo qualificate per i playoff e dovevamo giocare contro la Romania prima di questo Covid che ci ha un po' penalizzato. E niente, lo vedo bene perché a Formia abbiamo delle giovani ragazze che hanno tanta voglia di sacrificarsi e di prendersi sul serio, di prendere questo gioco come qualcosa di serio. Possiamo dire, come ho letto da parte di alcuni colleghi che ti hanno intervistata di recente, che Camila Giorgi è uno dei tuoi pilastri, ecco, in maglia azzurra. Beh, certamente Camila è un punto di riferimento, non bisogna scordare però anche la Paolini, la Cocciaretto che è una giocatrice giovanissima che sta svolgendo un grandissimo lavoro, una grandissima crescita, la Trevisan che è una conferma di tutti questi anni, e Gatto Monticone che la sua esperienza ha dato molto all'Italia. E insomma, l'Errani anche che l'abbiamo ritrovata molto bene nel torneo di Palermo. Ecco, una considerazione, qual è la difficoltà, di lavorare su queste ragazzine? Cioè, più un aspetto mentale, più portarle, diciamo, a una certa fiducia nei loro mezzi, nei loro colpi? Beh, lavorare con le giovani è un lavoro importante di formazione, di crescere con una buona forma mentis, questa è la cosa più importante e fondamentale, capire che il lavoro è lungo, è un progetto lungo e crediamo in loro e sapere che il risultato non è quello che conta, ma i progressi che stai facendo sono quelle cose utili, importanti. Per la tua crescita e sapere che c'è bisogno di tempo e non sempre è facile, insomma, far sì che le ragazze capiscano quanto è importante la crescita e il tempo. Un'ultima considerazione, ovviamente Tatiana Garbin è giocatrice, che si è ritirata nel 2011, numero 22 del mondo. Ricordo, beh, ti aiuto, mi ricordo Campo Félix Chatrier, di là c'è un avversario, mi pare belga, prosegui. Beh, tanti ricordi bellissimi legati al tennis, sia in singolare, come hai ricordato tu, a Roland Garros con la NN, che era campionessa in carica e numero uno al mondo, ma tanti, tanti ricordi bellissimi anche con la squadra, con la Fed Cup, indossare la maglia dell'Italia è sempre una cosa meravigliosa, giocare alle Olimpiadi, insomma, tante cose legate a questo sport che mi fanno sorridere al ricordo, mi piace molto e spero, insomma, di ridare quello che il tennis mi ha dato con questi giovani ragazzi. Ultimissima considerazione, ritorniamo in un certo senso all'inizio, questa appunto è la ripartenza dopo l'emergenza per la pandemia da Covid-19. Se Tatiana Garbin fosse ancora stata una giocatrice, come avrebbe vissuto questa trasferta americana? Abbiamo visto giocatrici come Halep, come Andreescu, no? Che insomma hanno rinunciato anche a partecipare agli US Open per motivi di sicurezza, protocolli vari. Tu cosa avresti fatto?
Beh, una bella domanda. Non posso certo giudicare queste ragazze che rinunciano. Devo dire che il tennis ha bisogno di loro, delle migliori giocatrici al mondo, ma questo comporta un grande sacrificio. Io credo che un grande sacrificio poi non è così grande seguendo i protocolli per quello che è la speranza di rivedere ancora il tennis che conta in campo.